Allora, buongiorno ai nostri amici. Mi trovo con Silvano Borruso e l'argomento che affronteremo è un argomento di grandissima, grandissima, grandissima importanza. Perché sollecitati, diciamo, da un incontro che è avvenuto nei giorni scorsi, un incontro che verteva sulla moneta, c'era da conciliare qualcosa che sembrava inconciliabile. E allora, ritornati, ci siamo messi intorno a un tavolo e attraverso una intuizione, diciamo, no? Attraverso un'intuizione, piano piano abbiamo cominciato a ricostruire che cosa c'era che non si riusciva a conciliare. Adesso lo dirà Silvano, ma venivano, come dire, analizzate le cose nella sequenza sbagliata. Abbiamo messo ogni cosa al suo posto e poi tutto è diventato molto più semplice, è diventato coerente ed è diventata una soluzione in sostanza, Silvano. Stiamo parlando di moneta, stiamo parlando di funzioni della moneta, stiamo parlando delle conseguenze che può avere una moneta con determinate funzioni o senza quelle funzioni. Vogliamo cominciare dall'inizio, Silvano? Sì, cominciamo. In tutti gli interventi precedenti si è parlato di moneta e in questo devo ammettere che è un errore che ho fatto anch'io, ma avulsamente dal contesto generale che è quello della società. Bisogna capire come la società umana funziona e come possa ottenere i suoi scopi essendo fatta di individui completamente diversi come sono gli uomini. Ora, che l'uomo sia un zoon politikon, come diceva Aristotele, cioè un animale politico, questo lo diamo per scontato, non ci perderemo a utopie come quella del contratto sociale. Le società che si sono storicamente messe insieme non sono sempre state omogenee. Oggi si tende a chiamare nazione un territorio dove anche risiedono popoli di più estrazioni. E questo è un errore, perché la nazione non si costruisce. Quando si parla nel contesto postcoloniale, per esempio in Africa, di nation building, costruiamo la nazione. Le nazioni non si costruiscono, o esistono, e allora bisogna rispettarle o annientarle come si è fatto nel passato, o non esistono, non si possono costruire. Quello che si può costruire è una società, che molte volte è una società di nazioni diverse. Nei tempi andati, quando queste nazioni diverse si sottomettevano a un'unica autorità, questo arrangiamento lo si chiamava impero. Chi univa le varie nazioni dell'impero era la persona dell'imperatore, il quale faceva di tutto per farsi amare e rispettare dai vari componenti dei suoi domini, cioè dalle varie nazioni. Tipico esempio di questo poteva essere l'impero bizantino, l'impero austro-ungarico, l'impero russo, l'impero ottomano, sono esempi di questo arrangiamento. In tempi moderni ci fu solo uno statista africano, bisogna dare credito, che riconobbe che lui era un imperatore, non era un presidente, un capo di Stato, era un imperatore. E questo fu Jean-Bédel Bokassa negli anni 60-70, che poi sparì dalla circolazione, ma comunque ebbe l'acume di dichiararsi per quello che realmente era. Ora, Quindi Silvano, scusa, la caratteristica dell'impero qual è? Che Varie nazioni sotto una stessa autorità. comunque crea un'unità. Esattamente, questa crea un'unità. L'unità è data dalla persona dell'imperatore, non è data da altro. Un esempio recente, cioè contemporaneo, di un mini impero che non vuole però chiamarsi così, è il Belgio. In Belgio ci sono due nazioni completamente distinte, la cui unica scusa per sentirsi unite è la figura del re.
è la persona del re, non la figura, la persona. I meglio sono re. I fiamminghi e i fiamminghi e i valloni. Esatto, sì. Cioè quelli che parlano, in meglio tutto è diviso. Perfino la conferenza episcopale belga, ci sono due conferenze episcopali, uno dei valloni e l'altro dei fiamminghi. Quindi vuol dire che non c'è, che manca unità. Ma poi il re, occhi l'autorità, deve esercitare un governo. Quando un gruppo di persone, un gruppo di uomini si riuniscono insieme per ottenere un risultato comune, devono avere un governo. Questo può essere l'equipaggio di un aereo in volo, ha un governo, chiaramente il capitano ordina quello che deve fare, oppure può essere una unità politica. Ora, il governo va distinto chiaramente dallo Stato, perché oggi c'è una confusione, si tende a confondere le due istituzioni, non sono la stessa cosa. Il governo è una sommatoria di funzioni inalienabili, che non si possono affidare, non si possono delegare a nessuno. Tantomeno cedere. Queste sono cinque, e bisogna averle chiare. Le funzioni sono, la prima, l'amministrazione della giustizia. E questo vuol dire fondamentalmente premiare chi si comporta bene e castigare chi si porta male. Chi si comporta male. Poi ci sono vari gradi di giustizia, c'è la giustizia distributiva che va dall'autorità ai sudditi, ai cittadini. Giustizia legale, al contrario, dai cittadini all'autorità, che consiste nel pagare le giuste tasse e obbedire alle giuste leggi. Poi c'è la giustizia commutativa tra gli individui dello stesso livello, che consiste nel mantenere la parola data, nel osservare i contratti, nel dare coesione a tutte le attività economiche, sociali, politiche, eccetera, della gente. Quindi questo è la prima funzione di governo, amministrazione della giustizia. La seconda è l'ordine sociale, perché sempre ci sono tendenze centrifughe in una società, ci sono conflitti. E allora la politica è fondamentalmente l'esercizio prudenziale del dirimere conflitti nell'interesse del bene comune. Non dirimere conflitti così come viene è a vantaggio di una parte della popolazione e a vantaggio di tutto il resto. Questa non è giustizia. Ma a farlo con il bene comune in mente. Quindi avere come finalità questo. Come finalità. Creare tutte le condizioni affinché si raggiunga questa finalità. La terza funzione di governo è la difesa da attacchi esterni, e per questo il governo ha bisogno delle forze armate, sia questa una milizia fatta di poche centinaia di individui, ossia un esercito sterminato fatto di milioni di uomini, ma la funzione è la stessa, difesa, che poi questa si trasforma in attacco per nazioni, per paesi particolarmente guerrafondai, è un'altra storia e non ci interessa qui. Ma la difesa è una funzione necessarissima di governo. La quarta funzione di governo è la finanza. Cioè un governo che ha bisogno, per tutte queste attività, il governo ha bisogno di soldi. E li ottiene tassando. Quindi si rivendica il diritto di tassare. Però i diritti naturali non sono assoluti. A ogni diritto corrisponde un dovere. E il governo, che ha il diritto di tassare, ha il dovere di emettere il mezzo di pagamento della tassazione. Ora, qui casca l'asino. Quindi emettere moneta. Emettere moneta. Qui casca l'asino, perché i governi moderni non espletano questa funzione. L'hanno delegata a terzi. Si indebitano con terzi e poi tassano i propri cittadini per pagare gli interessi sul prestito ottenuto da questi terzi. Questo è il disordine fondamentale. Quindi hanno abdicato ad una funzione inalienabile. Inalienabile, ricordiamo, esatto. Certo. Qui casca l'asino. E quindi la moneta, già per questa ragione, non serve più gli interessi che dovrebbe servire. Esempio, ci sono i terremotati di Abruzzo. Cosa c'è? Mancano i soldi. Mancano i soldi perché il governo
non emette il mezzo di pagamento per pagare le tasse e non emette il mezzo di pagamento per pagare chi lavora per restituire alla comunità la ricchezza perduta col disastro naturale. Quindi un governo, un Stato, in questo momento faccio un po' di confusione, comunque non importa, che rinuncia, cede questa funzione, non è già solo per questo in grado di garantire il bene comune. Esattamente. Quindi viene meno l'elemento fondante, non garantisce uno degli elementi fondanti. Ora, distinguiamo allora brevemente lo Stato. Cos'è lo Stato? Sì, facciamo la distinzione. Lo Stato è un sistema di una somma totale, una sommatoria di attività che sono alienabili, che potrebbero essere perfettamente espletate da privati, però che il governo ha il diritto di intervenire con le sue strutture statali per aiutare fino al conseguimento dello scopo prefisso. Quando quello scopo è stato prefisso, lo Stato si ritira in buon ordine e lascia che i cittadini continuino a fare qualsiasi operazione. Quindi ci sono delle funzioni fondamentali, ci sono delle funzioni sussidiarie. Sussidiarie, sì. Questo è il principio di sussidiarietà. Lo Stato sono per esempio i ministeri dell'agricoltura, dei trasporti, dell'educazione. Queste non sono attività governative, sono attività statali che poi abbiano diverse importanze, diverse estensioni in vari paesi, è un'altra questione, si può vedere. La quinta funzione di governo è quella della rappresentazione diplomatica, che consiste nella protezione di cittadini esteri residenti nel paese contro la protezione di cittadini propri residenti all'estero, ma questa è una funzione minore, diciamo, non è fondamentale. Comunque è una funzione di governo. Ora, funzione sussidiaria. La politica, che dicevamo prima, cioè l'arte prudenziale di dirimere conflitti, non è solamente a livello economico, è a livello primariamente etico-giuridico, cioè le leggi. Le leggi devono far sì che favoriscano il bene comune, il che vuol dire che tutti devono beneficiare non egualmente ma equamente, quindi improntato alla giustizia sostanzialmente, ad un criterio di giustizia. Questo è un criterio di giustizia, cioè di dare a ciascuno il suo. Sì. Ora questo non è facile, perché per esempio come dicevano i romani, summum ius summa iniuria. Il che vuol dire che se la giustizia si applica letteralmente, così come dice il libro, si commettono ingiustizie tremende. Ecco perché il giudice non giudica secondo il libro. Se hai fatto questo e ti meriti questo. No. Mi pare che lo dicesse Emanuele Orlando, che ho studiato all'università, che l'applicazione rigida della legge è già ingiustizia. È già ingiustizia, esattamente. Per cui il giudice deve agire secondo equità, considerare tutti i pro e i contro, le circostanze attenuanti, le circostanze aggravanti, eccetera, e poi giudicare. Questo non è per niente facile. Cioè fare il giudice richiede una testa fredda. Una grande preparazione, un equilibrio. Un equilibrio, esatto. Non è di tutti fare il giudice. Certo. Qui a questo punto va introdotta l'economia, che è la minore delle attività che amalgamano la società di uno Stato, ma nonostante ciò ha la sua importanza. Ora, cos'è l'economia? Definiamo precisamente cos'è l'economia. L'economia è una sommatoria di attività, cioè la scienza che studia due cose. Una, la produzione di ricchezza, due, la distribuzione di questa ricchezza. E cos'è la ricchezza? Faceva notare Frédéric Bastiat, economista inglese della prima metà del secolo XIX,
che la ricchezza si può ridurre a servizi. I servizi possono essere prestati o da persona a persona, come per esempio l'insegnamento o l'apprendista, oppure incorporati in un oggetto che poi diventa un bene. Quando si dice beni e servizi, effettivamente si parla della stessa cosa. Una macchina, un elettrodomestico, un oggetto qualsiasi di uso, eccetera, è un bene perché dà un servizio. Nel momento che cessa di darlo diventa un rottame, o certamente diventa qualcosa di diverso, ma non è più un bene. Ora, come si producono i beni e i servizi? Lavorando, non c'è altra maniera. Il lavoro è quell'attività che trasforma il medio ambiente in un servizio. Un esempio banale, ma da cui si può capire la cosa: se c'è chi sa fare un cesto, ha bisogno solo di un coltello affilato ed entra in un canneto, taglia gli steli che gli servono, li mette insieme ed esce con un cesto. Questa è produzione di ricchezza. Cos'è un cesto? È una grande mano che può portare più di quanto porta una mano fisica di un uomo, ma è un'attività economica. Per produrre ricchezza ci vuole solo due cose: ci vuole un terreno sotto i piedi e ci vuole un lavoro, un'abilità qualsiasi, che sia questa materiale o intellettuale, non ha importanza, è sempre un lavoro. E il lavoro produce ricchezza. Questa è un'attività fisica. Chi lavora produce ricchezza. La questione ora viene come distribuire quella ricchezza. Qui è una questione non più fisica ma morale. Ecco, allora diciamo, Silvano, noi abbiamo studiato appunto questa cosa, ci siamo messi con impegno e oltretutto, cioè, c'è un dettaglio che dobbiamo dire, che l'economia è una scienza mista, esatto, mista, che esatto, mette insieme aspetti materiali e morali, esatto, perché altrimenti diventa qualcos'altro, esatto. Se è composta solo di elementi materiali, mette in atto qualcos'altro con tutte le distorsioni che poi comporta. Quindi l'economia è una scienza mista, perché non si scappa. Come viene distribuita la ricchezza? In una maniera multiple di mezzi. La prima è la tassazione è un mezzo di distribuzione di ricchezza, ma poi c'è anche quelle illegittime, il latrocinio, il furto, l'inganno, chi più ne ha più ne metta. Ci sono centinaia di maniere di distribuire ricchezza. È qui che entra la moneta, a questo livello, a livello di distribuzione di ricchezza. Perché per la produzione di ricchezza, come nell'esempio precedente, non c'è la moneta e non entra. La moneta non entra, entra in un'abilità manuale, l'uso di un coltello affilato e materia prima che viene dal suolo. E si produce ricchezza. Però quando si distribuisce, quando questa ricchezza, questi servizi vanno ad altri, qui bisogna cambiarli per qualche cosa. E qui entra la moneta. Che è un facilitatore, in sostanza. Che facilita non solo lo scambio tra chi produce ricchezza, ma anche il pagamento di tasse, tutte le attività di governo di cui parlavamo prima. Facilita il sostenere gente che non produce ricchezza propriamente, per esempio l'esercito. Un esercito non produce ricchezza, anzi la distrugge, è fatto per distruggerla, ma per prima di distruggerla bisogna metterla in circolazione. Ma una guerra e le attività militari sono proprio distruttrici effettivamente di ricchezza. Posso inserire un elemento, Silvano? Allora, noi abbiamo detto c'è il governo, lo Stato si predispone una politica, sì, che vuol dire anche finalità, le finalità, sì, di questo diciamo Stato, eccetera, o di questa nazione.
A questo punto quindi ci sono già tutti gli elementi, si produce, eccetera, eccetera, tutto improntato comunque al bene comune, è roba di questo tipo. E noi stiamo introducendo in questo qualcosa che funziona già, la moneta. Sì. La prima cosa da fare, a mio avviso, è definirla. Allora, la moneta non è stata definita. Quando si parla di moneta si parla di funzioni della moneta. Noi ieri mattina abbiamo provato a definirla. Esatto. Inserendo degli elementi che solitamente nella moneta non sono inseriti, perché così quando io sento parlare di funzioni della moneta eccetera mi sembra che anche quelle funzioni non la definiscono, e se io sono carente nella definizione della moneta ne ho poi una comprensione completamente errata. Quindi vogliamo precisare che cos'è in sostanza la moneta. Quindi la moneta è un mezzo di espletamento delle funzioni fondamentali di governo, dell'amministrazione della giustizia, della difesa, eccetera, eccetera, e del pagamento di tasse. Quindi è un mezzo fondamentalmente di scambio. Questa è la funzione naturale della moneta, è un mezzo di scambio. È un mezzo di scambio emesso da un'autorità legittimata a farlo per il raggiungimento degli scopi del governo. Quindi sono queste tre componenti importantissime. Sì. Ora, cosa succede? Che a questo punto si introduce, viene introdotto un elemento parassitario che non viene introdotto da ieri. Sono 2,5 millenni che ce lo trasciniamo dietro, e che si originò con la malaurata idea del re Creso di Lidia del VI secolo a.C., che monetizzò i metalli preziosi, monetizzò l'electrum, quello che era una lega di oro e d'argento abbondante nei fiumi dell'Asia Minore. Perché lo fece non lo sappiamo, perché prima di lui, con Numa Pompilio di Roma, il secondo re di Roma, e con Licurgo di Sparta, anche loro precedenti a Creso di Lidia, avevano capito, Licurgo e Numa avevano capito che la moneta non dovesse avere valore intrinseco, che poteva essere espletata perfettamente da materiale come metalli vili come il rame o materie come il cuoio, il vetro. Questo avevano anche gli egiziani non ebbero moneta di metalli preziosi. Anche oggi si discute se gli scarabei famosi trovati nell'archeologia egiziana fossero effettivamente mezzi di scambio usati come moneta, ma non mi metto in questo perché si va per evitare la tesaurizzazione e quindi la tesaurizzazione che impedisce la circolazione. Mentre invece noi l'abbiamo detto, lo diceva anche Auriti, citiamolo perché merita, che la moneta è come il sangue all'interno di un corpo, esatto. Deve circolare, parole testuali di Auriti, deve circolare. Esatto. Quindi la funzione della moneta è facilitare e permettere la circolazione con gli aspetti che abbiamo detto, che abbiamo detto prima. Esattamente. Quando si introduce questa funzione, quando si introduce il valore intrinseco della moneta, cioè che è una cosa che piace avere, si introduce anche la proprietà. Ora, la moneta invece di circolare come il sangue, da organo a organo, da tessuto a tessuto, da cellula a cellula, si ferma, viene trattenuta da qualcuno che la usa per altri mezzi, la usa per poter ottenere un tributo da chi ne ha bisogno come mezzo di scambio. Questa è l'usura. Quindi Auriti aveva capito perfettamente che la moneta deve circolare, purtroppo forse non sviluppò questo concetto fino a dire bisogna impedire la tesaurizzazione, perché è una contraddizione. Se è nata per facilitare gli scambi e deve circolare, nel momento in cui qualcuno la tesaurizza, e cosa fa? Ferma e fa mancare il sangue. Quindi questa è una funzione distorta, la funzione nociva della moneta. Sì. Ora, normalmente quando si parla di risparmio si tende a minimizzare il fenomeno, perché più della gente non risparmia grandi somme, anche se si tratta di centinaia o anche di migliaia di quello che sia, di lire, di euro, eccetera, le somme non sono grandi. Ma quando si tratta di miliardi sottratti alla circolazione per farne
e far aspettare altri scopi, e allora sì, e allora la cosa diventa effettivamente un danno. Nel luglio del 2002 moriva a Londra un banchiere, non so se famoso, insomma, influente, e diceva il necrologio di Economist che la banca di questo signore aveva diversi miliardi di sterline in contanti nei sotterranei della banca, diversi miliardi, several billion, come diceva l'articolo. Ora, cosa vuol dire diversi, several? Ma se vogliamo stimare, possiamo arrivare fino a cifre tra i 5 e il 10, no? Cioè non andare al di là. Ma supponiamo che fossero stati 7 miliardi. A quel tempo, nel 2002, era stato finito di costruire da poco il canale sotto la Manica, il cui bilancio preventivo all'inizio era proprio 7 miliardi di sterline. Il che vuol dire che questo signore, questo banchiere, avrebbe potuto pagare per il tunnel sotto la Manica semplicemente svuotando i sotterranei della sua banca. Cioè quella somma di denaro era invece immobilizzata in enormi quantità per dare sicurezza ai suoi clienti che la banca fosse sempre solvente. Non solo, ma creare moneta su moneta. Poi l'avrebbe prestata. Ecco che la moneta poi svolge una seconda funzione. Ma nel momento che svolge la seconda funzione viene meno in parte la funzione fondamentale. Questo è il problema. Certo, questo è il problema. Questo è il problema. Da questa funzione, diciamo, parassitaria, si è andati oltre. Si è andati alla completa abdicazione dei governi di emettere il loro mezzo di pagamento delle tasse e costringere la gente a servirsi delle banche, a servirsi dei conti correnti per pagare anche somme dovute alla funzione di governo. Questo è un disordine gravissimo, ma di cui la gente non sembra essere al tanto. È un disordine gravissimo perché sottrae alla libertà dei cittadini, diminuisce la libertà dei cittadini senza che loro se ne rendano conto. Si tratterebbe della guerra al contante che sta infuriando proprio sotto i nostri occhi. Questa guerra al contante è cominciata da un po' di tempo e la stanno facendo negli stessi giorni, per esempio, l'Italia e l'India. In India il presidente Narendra, come si chiama, Modi, un paio di mesi fa o tre mesi fa ha demonetizzato i grossi tagli di rupia, 500 e 1000 rupie, così favorendo gli istituti finanziari, favorendo le banche, favorendo gli esportatori, eccetera, ma azzoppando l'economia dei piccoli operatori economici, che in India sono decine di milioni, e non permettendogli di transigere i loro affari quotidiani. Però c'è una differenza: questo uomo l'ha fatto a viso aperto, ha detto che lo andava a fare e lo fece. In Italia i tagli superiori a 50 euro sono stati monetizzati segretamente, nessuno sa chi abbia preso la decisione, non c'è una legge che lo dica, però i tagli superiori a 50 euro non si trovano più. C'è una tacita un tacito accordo che dice che quei tagli non debbano essere messi in circolazione, perché nessuno lo sa, però il risultato è lo stesso, si favorisce la grande finanza e si azzoppano i piccoli operatori economici. Ecco, ma allora Silvano, vediamo di capire, io riassumo così, poi magari mi dici se è corretto, per me è corretto comunque, a mio avviso. La funzione di scambio della moneta svolge funzioni economiche, esatto, e morali in base alle finalità dello Stato, esatto, del governo, eccetera. La tesaurizzazione è la premessa e il fondamento della finanziarizzazione. Quindi nel momento in cui noi contestiamo questa finanza, sì, che si è accaparrata di tutto, ma non capiamo che proprio la tesaurizzazione
la base di partenza, stiamo confondendo anche noi. Noi vogliamo che la moneta svolga, che è una scienza mista, appunto, l'economia, scusa, che è una scienza mista, attraverso la moneta svolga la funzione, appunto, materiale e morale, non dimentichiamolo. Ma se permettiamo alla moneta di avere anche una funzione di valore, noi veniamo già meno agli aspetti morali e introduciamo la finanziarizzazione dell'economia. Esatto, invece e questa è l'origine. E questa è l'origine, dobbiamo capire questo concetto. Quindi, a chi vede il video, anche un sostenitore di Aurite, ma Aurite, ripeto, l'aveva detto: la moneta è come il sangue e deve circolare. Esatto. Quindi Aurite era contrario assolutamente affinché la moneta magari venisse accaparrata da un organo a danno di altri, perché oltretutto Aurite parlava di società organica, aveva capito che cos'è una società organica, che deve essere un'unità, come un corpo, e quindi non ci può essere depredazione da parte di un organo o di più organi rispetto ad altri, perché già creiamo un organismo malato. Esatto. È così. Perfetto. Scusa, volevo precisare. Siamo sulla direttrice giusta. Ora, qual è il risultato ovvio e osservabile di questa tesaurizzazione? Il risultato ovvio di questa discrepanza, di questa introduzione di funzione parasitaria, è il divario tra i ricchi e i poveri. Questa è la conseguenza osservabile di questa funzione che non dovrebbe esistere, ma invece esiste e dà origine alla pratica dell'usura. L'usura non è, come diceva Jeremy Bentham, un eccesso di interesse, ma è l'interesse stesso. Certo. È il tributo che chi ha bisogno di denaro, di moneta, come mezzo di scambio, deve pagare a chi lo tesaurizza come riserva di valore. Sì, è un assurdo, perché la moneta dovrebbe svolgere una funzione di permettere la circolazione, favorire gli scambi, e invece diventa merce. Esatto. Nel momento in cui c'è la tesaurizzazione, la facciamo diventare merce e la vendiamo, che non è una funzione sana, naturale della moneta. Esatto. E così la condannava, infatti, condannava l'usura San Tommaso d'Aquino nella questione 78. Della seconda, diceva che la moneta merce, cioè alla quale si chiede un prezzo, è illegittima, ed è infatti era un'altra maniera di dire che è l'usura. Mentre invece la moneta come mezzo di scambio, cioè, mentre invece il chiedere un compenso per il servizio di prestare la moneta è legittima, perché si chiede un compenso per fare un certo lavoro. Ma con l'usurpazione dell'emissione di moneta da parte delle banche, questo lavoro non c'è più. Perché una volta, quando si prestava denaro, lo si prestava fisicamente e il prestatore si privava di quello che prestava per darlo al prestatario. E poi il prestatario lo restituiva con interesse. Qual era la scusa per l'interesse? O per l'usura, se si vuole? Erano fondamentalmente due: era il lucro cessante e il danno emergente. Sì. Classiche ragioni per poter chiedere più di quello che si era prestato. Poi, fino a quando si prestava moneta fisica, si poteva anche ragionare su questi due, ammetterli o negarli, su altre su ragioni morali, ma comunque era lì. Però oggi, quando la banca presta, non presta niente, non si priva di niente. Non dà qualcosa al cliente che viene dai suoi forzieri o viene, come vogliono loro far credere, dai risparmi degli altri. Non viene affatto da là, viene creata dal nulla. E viene fatta creare, infatti, dal prestatario quando lui firma il primo assegno. Firmando il primo assegno, il prestatario crea denaro dal nulla. Certo. E crea potere d'acquisto dal nulla su un pezzo di carta. Su questo la banca chiede interessi. A quale titolo? Il titolo non c'è. Quindi si tratta di una estorsione. Intanto non è un'autorità legittimata a farlo, non lo emette per finalità di bene comune, ma per arricchimento privato, diciamo. Esatto. Silvano, volevo dire una cosa, perché a questo punto secondo me dobbiamo aggiungere, altrimenti rimane zoppa un po' la cosa. E qualcuno capì
l'aveva capito anche Olite, l'aveva capito abbondantemente Olite, che la moneta deve circolare. E allora, per impedire la tesaurizzazione, si inventò qualcosa. Fu fatto anche un esperimento, non rimase solo sui libri, ma fu fatto un esperimento in Germania. Sì. Vogliamo parlare dell'esperimento e di dire che cosa aveva capito Gesell, che cosa non aveva capito nemmeno Gesell, perché anche lui sottovalutò determinati aspetti, anzi non li prese proprio in considerazione. Sì. Gesell semplicemente inventò una maniera pratica di evitare la tesaurizzazione e di far circolare la moneta. La maniera pratica era di penalizzare la tesaurizzazione. Sì. Riferendo all'esempio precedente, se la somma enorme di miliardi di sterline nella banca londinese fossero stati tassati all'1% per mese, come fu tassato lo scellino austriaco a Bologna nel 1932, il proprietario della banca avrebbe dovuto pagare 70 milioni di sterline mensili, che sarebbero ritornate alla società per mezzi, per ragioni sociali. Invece lui ce le teneva nei sotterranei della banca e le bloccava lì. Che è anche giusto, perché tu stai sottraendo alla collettività un qualcosa che è nato per circolare, te ne stai appropriando sotto certi aspetti, questo danneggia la società e tu paghi questo tributo alla società. Alla società. Quindi esatto. È una doppia funzione evitare, ma nel momento in cui tu lo fai sappi che sei comunque, esatto. Devi dare un tributo, esatto. Perché è sempre il bene comune a dover primeggiare, esatto. In sostanza. Esatto. E allora Gesell inventò un sistema di far circolare la moneta penalizzando la tesaurizzazione. Come? Emettendo moneta non deperibile, nel senso che perde potere d'acquisto, non perde potere d'acquisto. Quello che perde è il permesso di circolazione del biglietto che la rappresenta. Durante quanto tempo? Ogni mese perde 1%. Anzi, lui aveva proposto ancora meno, lui aveva proposto 1 per 1000 per settimana, ma questi sono tecniche, non va al grano della... È il principio che bisogna tenere conto, certo. Il tasso che si applicò fu proprio quello, 1% per mese ai certificati di lavoro di Volvo. Cos'era Volvo? Era un paesino del Tirolo austriaco nel 1932, durante la depressione. Il sindaco di Volvo, il borgomastro, aveva letto Gesell e quando mancò la moneta, e in quel paese di 4.000 persone mancava tutto, non c'era lavoro, c'era un'enorme disoccupazione, la gente andava dal sindaco per chiedere aiuto ma non poteva darglielo, lui disse loro: guardate, la causa della mancanza, della carenza, crisi, della la causa carenza. Della crisi è la mancata circolazione della moneta. Invece di circolare pagando per beni e servizi, va a finire nell'alveo dell'interesse e dell'usura. Quindi io propongo di emettere la mia moneta, ma non la chiamo moneta, la chiamo certificati di lavoro, perché sennò la banca centrale si adombra con queste cose. Se voi accettate i miei certificati in pagamento di beni e servizi, io mi impegno a riceverli in pagamento di tasse. Tutto qui. Ecco quindi il principio che lei mette in autorità in ogni caso. Esattamente, l'autorità municipale. Per l'interesse collettivo, il bene del paese, esatto. Di Volvo. E l'accetto come corrispettivo, esatto. Sul pagamento di tasse, esatto. Che mi devi. Sì. Allora, lui sopraestimò la quantità di moneta da emettere. Siccome aveva 40.000 scellini in banca, fece stampare 32.000 certificati di lavoro. Però poi si accorse che ne aveva bisogno di molti di meno e quindi ritirò l'eccesso, perché non serviva a niente, e quello che circolarono in quel paesino furono solamente 5.300 scellini, ma circolarono 450 volte, per cui resero possibile pagare per infrastrutture che ancora esistono in quel paese. La più spettacolare è un ponte sul fiume Inn. Ponte strade, i nostri ponti strade. Il ponte, certo. Poi si asfaltò 7 strade,
formò le fognature, i parchi pubblici, cioè perfino si permise di costruire un trampolino da sci, perché poi era una stazione alpina. Nell'arco di quanto tempo si va? 14 mesi. 14 mesi. In 14 che mesi. Cosa si può fare questo? Con una moneta emessa da un'autorità, diciamo, legittimata a farlo, nell'interesse comune, che svolge un'unica funzione, cioè la funzione di scambio e basta, e non di tesaurizzazione, quindi riserva di valore, perché la moneta, nel momento in cui svolge la funzione di riserva di valore, cominciano i problemi, comincia a svilupparsi l'usura e la finanziarizzazione. È un dato di fatto, si dimostra da sé, l'evidenza, la situazione che abbiamo sotto gli occhi. Quindi noi stiamo dicendo, per la prima volta, detto e anche motivato e argomentato, secondo l'abbiamo argomentato, anche in maniera semplice, ma si può approfondire ovviamente per chi ha bisogno di informazione di altro, che la moneta non può svolgere assolutamente una doppia funzione, ma solo la funzione di scambio, non di riserva di valore. Sì, non bisogna farla svolgere quella cosa. Bisogna penalizzare la riserva di valore. Quindi se qualcuno comunque decide in qualche modo di fargli svolgere anche quella funzione, quindi trattenerla, tesaurizzarla, tu paghi un tributo alla collettività, perché stai privando la collettività del sangue che deve circolare, quindi stai già in qualche modo facendo ammalare quel corpo. Esatto. Minando l'economia reale a discapito, cioè invece favorendo la finanziarizzazione. Perché questo è il concetto. Questo è il concetto. Perfetto. E così l'economia si ribalta, perché invece di dare priorità alla produzione di beni e servizi, dà priorità alla finanza. E quindi la gente si dà anche una mentalità sbagliata, che sarebbe la crematistica. La crematistica è la superstizione che considera ricchezza l'aver molta moneta. L'aver molta moneta è ricchezza. Ma quando una moneta viene separata dall'economia che serve, la mancanza di ricchezza è istantanea. Questo avvenne, per chi sa un po' di storia, durante la Prima Guerra Mondiale in Africa, nell'Africa orientale. Quando le forze armate del Tanganyika dovettero scappare da Dar es Salaam perché venivano inseguite dai britannici, il governatore von Schnee voleva portarsi dietro casse di moneta coloniale germanica. Il generale, che capiva di economia più di quanto lo capisse lui, lo dissuadeva, dice: governatore, questa moneta non ha nessun valore, nessuno l'accetterà per niente, è legata all'economia del Tanganyika, qui in Tanganyika ce la portiamo via, non facciamo niente. Ma non ci fu verso, quell'uomo insistette da me, perché la moneta secondo lui aveva valore intrinseco, cioè aveva niente. E von Lettow, il generale, il militare, portarsi quel fardello inutile per chilometri e chilometri di savana era una perdita, e lui disse: un giorno gli appiccherò il fuoco a questa carta con le mie mani. E così fu, perché dopo 2 anni di trascinarsi con le casse piene di carta straccia, aveva distribuito. E effettivamente così fu. Ora, prima di World War, fu nel 32-33, un altro è imposto in Baviera, un paesino di Baviera che si chiama Schwanenkirchen, un esperimento simile era stato messo in pratica, e qui si trattò non di un municipio ma del proprietario di una miniera di carbone che si chiamava Max Hebecker. Max Hebecker, questo aveva una miniera di carbone da quattro soldi, insomma, che impiegava mi pare 90 operai, e non aveva soldi per pagarli perché era in piena depressione, però aveva il carbone. Allora lui disse ai suoi operai: guardate, io vi posso pagare solo il 10% del vostro salario in marchi tedeschi. Qui siamo in Germania, non in Austria, in marchi tedeschi. Il resto ve lo posso dare in certificati di carbone, in unità di carbone. Se voi convincete la gente qui attorno ad accettare, ecco il valore indotto di Euriti, esatto. Questi certificati in pagamento di quello che loro producono, io li redimo in carbone. E così fu. Ora, quel paese era
8 volte più piccolo di Volvo, 500 anime, ma fu sufficiente questa misura per far rivivere l'economia in Schwanenkirchen e dare alla gente possibilità di lavorare, di guadagnare, di vivere. Il cancelliere Brüning, predecessore di Hitler, che sarebbe arrivato al potere 3 anni dopo, cassarono l'esperimento. E così tornò la fame, così tornò la disoccupazione, così tornò la... Quindi la moneta va vista nel contesto sociale, non può essere vista da isolatamente. Viene dopo, in una sequenza viene dopo. Nel contesto sociale la moneta così fa senso. Politica, etico, giuridico, diritto e poi c'è l'economia. Esatto. Se noi mettiamo al primo posto l'economia, non riusciamo ad arrivare a capire esattamente che cosa avviene e come la moneta deve funzionare e qual è l'unica funzione che deve svolgere. Ma penso che l'abbiamo spiegato. Nel 1875, cioè 140 anni fa, Lord Acton, che allora era capo magistrato del Regno Unito, Chief Justice, come si chiama, aveva profetizzato la situazione in cui ci troviamo oggi. Disse: quello che vediamo attorno a noi oggi si concreterà in una guerra del popolo contro le banche. Non si può non rimanere sbalorditi da questa profezia che si è verificata puntualmente, certo. In 140 anni si è verificata, certo. E si è verificata sotto noi. Quali sono i termini? Qual è la tattica adesso in corso? È la guerra al contante, cioè privare il popolo di contanti. Questa guerra va vinta. Che significa ammazzare artigiani, prevalentemente artigiani, commercianti, eccetera. Cioè, l'economia reale, in sostanza. La produzione reale. La produzione reale l'ammazza. A vantaggio della funzione di riserva di valore, cioè dell'usura, sì. E quindi questa poi diventa la situazione. Sì, esattamente. Quindi non bisogna farsi privare dal contante, fare tutto quello che si può per mantenere la libertà che il contante rappresenta, perché il contante, essendo anonimo, rappresenta libertà. Ogni altra forma di transazione che muove impulsi elettronici e pezzi di carta che sono controllati da altrove è una perdita di libertà. Certo. Una perdita di libertà. La gente, se vuole essere libera, deve funzionare, deve avere il contante. E il proposito a lungo termine, lo scopo a lungo termine è sostituire e dare priorità assoluta al contante e abolire il credito bancario, che è una forma di estorsione illegittima, è una forma di estorsione criminale, se si vuole, ma che è innecessaria, perché quando la moneta circola rapida e non c'è bisogno di banche. Le banche sono istituzioni parassitarie che hanno si sono impadronite della funzione governativa di emettere moneta negli ultimi 300 anni. A cominciare dalla banca di Amsterdam nel 1609, poi quella d'Inghilterra nel 1694 e a poco adesso tutto il sistema monetario. Quello va bene. Quindi Silvano, quello che abbiamo detto, ma su quale abbiamo riflettuto a lungo, abbiamo fatto, come si dice, anche la prova del 9 su questa nostra posizione, potrà sconcertare qualcuno, questo è evidente, quindi probabilmente sorgeranno domande, eccetera, eccetera. Io personalmente sono disponibile a dare tutte le ulteriori spiegazioni del caso, sì, certo. e a provare che quanto abbiamo detto ha assolutamente fondamento, credo che per te sia la stessa identica cosa. Non ho problemi. Mi rendo conto che è una cosa appunto sconcertante, ma questa cosa andava fatta e andava detta. Abbiamo anche argomentato quello che abbiamo detto, lo si può verificare anche attraverso la realtà, perché sono cose che sono sotto gli occhi. E quindi c'è tutta da parte nostra la disponibilità a
ulteriormente approfondire, rispondere a tutte le domande, eccetera, eccetera. Questo possiamo dirlo, credo. Sì, senza alcun dubbio. Io vorrei ringraziare le persone che erano presenti a questo incontro estremamente importante che c'è stato sabato scorso, quindi sabato 4, perché per quanto mi riguarda è stato proprio ciò che ho ascoltato che mi ha dato magari lo spunto per fare alcune riflessioni importanti, perché si trattava di conciliare qualcosa che non eravamo riusciti a conciliare. E poi invece, quindi io ringrazio veramente tutte le persone che erano presenti, il contributo che hanno dato, non faccio nomi, la disponibilità che c'è stata a questo incontro, questo sicuramente. Con questa soluzione noi salviamo tutto il pensiero auritiano, sì. E abbiamo colmato una lacuna per quanto riguarda il pensiero di Geseller. Quindi questa in sostanza, riassumendo, vuoi aggiungere qualcos'altro, Silvano? No, solamente una considerazione. C'è una storiella che circola in rete, ma che illustra questa situazione del turista che arriva a un paesino sonnolento dove c'è un albergo altrettanto sonnolento e che dice che vuole vedere gli alloggi per decidere se stare o no, e lascia una caparra di $100 sul banco e se ne va. Il proprietario dell'hotel acchiappa i $100 e va a pagare il negozio di alimentari ai quali doveva quella somma. Il padrone del negozio di alimentari acchiappa i $100 e va a pagare il macellaio a cui doveva la stessa somma, eccetera. Il macellaio acchiappa e va dal veterinario a cui doveva la stessa somma, eccetera. Il veterinario ritorna all'hotel dove alloggiava una signora di dubbi costumi, a cui doveva la stessa somma, e costei paga l'hotel per l'affitto. E ritorna il turista, dice no, non mi soddisfano le condizioni, e cambia $100 e se ne va. E quindi in un'ora 6 debiti da $100 ciascuno vengono estinti semplicemente con questa moneta che circola. Ora, questa non è moneta geselliana, stiamo attenti, certo. Ma si comporta come moneta geselliana, perché esatto. a nessuno viene in mente di sottrarla alla circolazione come riserva di valore. E quindi se noi estendiamo il concetto e supponiamo che quella stessa moneta circoli per tutto un anno nel paesino sonnolento, per tutto un anno vuol dire che quei $100 potrebbero coprire un ammontare di beni e servizi per $200.000, lo stesso pezzo di carta. E questa è la funzione che bisogna dare, che bisogna riappropriare la moneta, certo. Si deve riappropriare di questo ed essere un mezzo di stimolo all'economia di produzione e all'economia di scambi. Qualcuno potrebbe dire, ma allora non si può mettere da parte niente, non rispondiamo a questa domanda, intanto cominciamo a ragionare su questo, poi diremo anche come si rimedia a questa domanda. In parte abbiamo già risposto, se qualcuno ha ascoltato attentamente. Qui che sei dalla risposta. Io non lo direi stavolta, Silvano, inseriamo un elemento di... ci si concentra su quello e non diciamo che lo approfondiremo in un prossimo video, se sei d'accordo. Sì. Intanto c'è da riflettere su quanto abbiamo detto, questo è il primo passaggio, se non si supera questo scoglio è inutile stare a parlare di altro. Che Auriti sintetizzavano in moneta al popolo, cioè serve al popolo, sì. Al popolo, non ad altro. Auriti diceva di essere proprietà del popolo, esatto. No, essere proprietà di nessuno. Ma sì, proprietà forse inteso, non so sì, in che modo. Comunque, la parola proprietà era mal trovata, ma l'idea è la stessa. L'idea è la stessa, sì, perché in sostanza è uno strumento che serve al popolo. Sì. Serve uno strumento, ma per finalità comunque anche generali. Esatto. Bene Silvano, io credo che questo video sia importante, sia fondamentale, l'argomento è pregnante e mi auguro che venga ascoltato con la giusta attenzione e che si capisca di fondo che cosa ha animato questa,
quanto ci siamo detti e tutte le implicazioni che comporta, perché su questo va ragionato. Io ti ringrazio di questa piacevolissima e importante conversazione e alla prossima. Alla prossima. Grazie Silvano.